Maria, call me. Buongiorno, vi ho fatto vedere il mio nuovo pigiamino The Zenith. Ve lo ricordate che l'avevo comprato in un vlog scorso con la card che mi hanno regalato le mie amiche al mio compleanno? Mi sento quasi una ragazza carina con questo pigiamino, vi dico la verità. Mi sta facendo solo diventare matta con queste spalline che le devo regolare perché secondo me sono troppo, cioè le devo un po' stringere perché continuano a cadere. Però è veramente molto 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 carino. Ve l'ho detto, mi sento quasi carina. Allora, siamo arrivati all'ultimo giorno, raga. Siamo arrivati all'ultimo giorno. Cioè, io sono un po' combattuta su come mi sento, devo dirvi la verità. Cioè, da una parte dico meno male perché, cioè, raga, 2 settimane, praticamente, cioè, non di fila per fortuna, ma non si può continuare a mangiare così. Intanto, dai che ci sediamo. Vediamo se riusciamo a trovare un'inquadratura. Ok? Cioè, raga, non si può continuare a mangiare così. Cioè, io sto esplodendo praticamente. Sono provata. E sì, siamo arrivati all'ultimo. Poi qua, boh, sta chiudendo tutto. Tra un po' mi cacciano via, eh. Io ve lo dico, tra un po' mi cacciano. Qua sta chiudendo tutto praticamente. Ogni giorno chiudono sempre più cose. Stamattina, tra l'altro, alle 7:30 è entrata la signora delle pulizie perché pensava che la camera fosse vuota, che eravamo partiti oggi. Minchia, che spavento! Cioè, è questo qui? Vieni qua, fatti vedere. E tu che cane da guardia sei? Eh? Che è entrata la signora delle pulizie, lui ha tirato sulla testa dalla cuccia, l'ha guardata. Questa, oh scusa, pensavo che la camera era vuota. Io, no, sono ancora qua. Troppo mi dicono, vai a casa, andate a casa. È vero, che cane da guardia sei? È vero, che se c'era Cesare se la mangiava a colazione questa qui. Non riusciva neanche a entrare dalla porta. È vero? A te ti portano via tutto insieme con la cuccia e tutto quanto. È inutile che fai i versetti, cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire? Ti sei spaventato? Va bene, raga, qua come dicevo prima stanno chiudendo tutto, tra un po' mi cacciano. E avete visto che sono riuscita a salire sulla ruota? Sono riuscita a salire sulla ruota da sola. Tra l'altro mi sa che sono stata tipo una delle ultime persone, se non l'ultima, che è salita sulla ruota perché... Cioè, pensate che fortuna. Il giorno dopo, ok, siamo passati in passeggiata e la stavano smontando. Adesso, se passiamo oggi, secondo me, l'hanno smontata tutta, l'hanno tolta, perché la tolgono poi per l'inverno. Il mio amico mi ha detto che praticamente hanno fatto il contratto per 3 anni, quindi per 3 anni la ruota ci sarà, però la smontano e la rimontano ogni stagione, perché per la questione della salsedine, del mare, eccetera, perché si rovina, se no, d'inverno. E quindi sono salita, cioè io sono andata lì, alla fine ho preso coraggio, anche se fuori c'era il cartello con scritto minimo 2 persone che non si poteva salire da soli. Io ho fatto finta di niente, sono andata lì con la mia faccia tosta, no? Sono arrivata col sorriso sbagliante. Ciao! Questo mi ha guardato, mi fa uno e io sì. Così, lui mi ha guardato un po' intimorito, si vedeva che voleva dirmi qualcosa, tipo, non puoi salire, no? Però, cioè, mi ha guardato e mi ha detto, ok, 8 euro. Grazie. E via, sono salita. Poi, vabbè, secondo me era pure l'ultimo giorno, ho detto, tanto adesso spegniamo, tra 5 minuti spegniamo tutto e andiamo a casa. Chissà come mai... Non lo so perché c'è questa cosa, forse hanno paura che ti butti giù, non lo so, che ti senti male e stai su da sola, non lo so. Comunque 3 giri, eh? Di solito sulle ruote ne fai 1/2 di giro, a meno le altre che ho fatto, quelle di Rimini e Cesenatico, le sto facendo tutte quelle della Riviera Romagnola, eh? E quindi niente, 3 giri ho fatto. Magari hanno paura che o ti senti male, che sei su da sola, non lo so, però vabbè, dura talmente poco il giro, poi vabbè, cioè, meno male che non mi ha detto niente io con la mia faccia tosta, ovviamente.
E niente, quindi qui, cioè, proprio stanno sbaraccando tutti, cioè, anche la spiaggia, oggi vi faccio vedere com'è la spiaggia, praticamente ci sono solo quattro ombrelloni e poi hanno tirato via tutto, anche i puntelli dove ci sono dentro gli ombrelloni, cioè c'è la spiaggia praticamente vuota, rimane solo qualche irriducibile pensionato. E veramente, qua sono veramente tutti ancora gentilissimi, eccetera, però cioè, secondo me dentro di loro dicono: ma questi non se ne vanno, cioè, andate a casa, tornate a casa vostra, secondo me sono lì che dicono. Però d'altra parte è anche vero che poi qua finisce tutto, raga, cioè nel senso adesso questo weekend è l'ultimo, poi dopo cioè, qua si svuota completamente, i paesini qua si svuotano e anche loro magari gli fa pure piacere avere un po' di gente forestiera così, no? Prima dell'autunno-inverno, quindi guardiamo un po' il lato anche positivo. Poi che è successo anche ieri sera? Ah, adesso appena finisco di blaterare, vi lascio una clip di ieri sera perché c'è stata la serata romagnola, c'è stata la festa romagnola, se mi seguite su Instagram qualcosa avete già visto perché posto le stories dei giorni che non vlog. E quindi, tra l'altro, queste storie sono tutte salvate, perciò fate ancora in tempo a vederle. E niente, quindi nella cartella Egea 2023 ci sono tutte le storie salvate di quest'estate, di questi mari, di queste vacanze. E quindi c'è stata la festa romagnola, sono venuti due ballerini a ballare mentre uscivano le portate e poi dopo sono andata a Sant'Arcangelo che quest'anno non c'ero ancora andata a bermi una cosa con un mio amico, bellissimo, cioè bellissimo, ma io ho realizzato che mi faccio schifo, veramente, mi faccio schifo e non vedo la luce intorno al tunnel, cioè io non lo so, vorrei fare un glow up, una trasformazione perché cioè io le ho viste le ragazze che c'erano ieri sera, cioè tutte bellissime, tutte glamour, io sembravo sempre una scappata, anche se mi sono messa la tutina carina, quella blu che mi sono comprata quest'anno, sembravo comunque una scappata di casa, non lo so, erano tutte così carine, fashion, con questa aura, un po' boho chic, glamour, bellissime queste ragazze, no? Tra l'altro poi c'erano due, e con questo chiudo. C'erano due, anche perché oggi è lunga, ci sono un sacco di contenuti, raga, ho fatto un sacco di shopping e al mercato, tutta roba bella, ok, che vi devo far vedere e quindi oggi sarà lunga. C'erano due nel tavolino di fianco al nostro, io con un occhio e un orecchio ero col mio amico e con l'altro facevo la stalker a questi due qua. Questi due qua sembravano due di uomini e donne, ok? Quel genere di ragazzi che a me non mi piacciono perché sono troppo, infatti, cioè dai discorsi che facevano io mi stavo mettendo le mani nei capelli, no? Cioè, tutti beh, veramente sembravano usciti da Uomini e Donne o da Temptation Island, tentatori, no? Molto carini, tutti vestiti fashion, i tatuaggi, il profumo, questo, quell'altro. Io ero lì che li stalkeravo, sentivo tutti i loro discorsi praticamente. Per tutta la serata hanno commentato le ragazze che passavano e hanno commentato le ragazze su Instagram, cioè continuavano a farsi vedere queste fighe spaziali, no, mi sono sentito con questa mi ha scritto e di qua e di là io guardavo le foto e io ero lì così, ho detto, oh mio Dio. Tra l'altro poi passavano appunto queste ragazze bellissime e loro avevano qualcosa da dire sempre su queste qua, ma guarda quella lì come è vestita, ma quella lì è bella, però con quel vestito lì ci vuole. Vogliono le scarpe col tacco. Quali scarpe col tacco? Che a Sant'Arcangelo è tutto San Pietrini, scaline, salite e discese. Cioè, mettere le scarpe col tacco a Sant'Arcangelo vuol dire finire al pronto soccorso, finire la serata al pronto soccorso, voglio dire. Cioè, fuori dai canoni proprio. Io non lo so questi qua che cavolo pensano. Boh, non lo so. Fatto sta che mi è venuta la depressione a sentirli parlare. Che ho detto, oh mio Dio. E io mi sentivo sempre più uno schifo lì di fianco, no? Però, cioè, in realtà lo schifo sono loro. O no? C'ho ragione o no? Vabbè, comunque, tra l'altro, ho fatto una cosa. La faccio vedere prima di mandare la clip di ieri sera e poi la colazione e poi tutto il resto della giornata che ho già parlato per 10 minuti.
Ho fatto le foto per l'ennesima volta e cioè, sono venuta anche carina, eh? È molto meglio di quella di luglio è venuta questa foto. Praticamente è passata ancora la fotografa e ho detto vabbè, me la faccio fare, la foto ricordo. Tra l'altro avevo su anche il vestito bianco, quello di H&M che ho preso quest'anno. Guardate che carina, dai. Molto meglio di quella di luglio. E quindi l'ho presa. Tra l'altro me l'ha fatta pagare 6 euro, cioè molto meno che a luglio, sono calati i prezzi. Gli unici prezzi che sono calati sono questi, di queste cose qua. Cioè, molto molto carina da tenere come ricordo. Ci sta, perché poi foto stampate se ne fanno ben poche. Anche se vorrei magari fare un album, sai, con tutte le foto di Raul, magari ricordi, così. Ci sono... Cos'è che ho visto che stanno sponsorizzando altri creator? Boh, la Lab, una roba del genere, non lo so. Sa che stampano le foto, ma ci sto facendo un pensierino, magari per Natale. Cioè, a proposito di Natale, raga, c'è cioè, qua calendari dell'avvento, un'ansia pazzesca. Cioè, ad Action è già tutto Natale. Cioè, c'è stato fuori Halloween prima che partivo per 3 giorni e adesso è tutta roba di Natale. Io le vedo le foto di quelli del gruppo, i video, eccetera, no? Io c'ho un'ansia, ragazzi, sto già pensando ai Vlogmas. Li facciamo i Vlogmas quest'anno? Li facciamo, anche se sempre come al solito la stessa solfa di tutti gli anni, però li faremo i Vlogmas anche quest'anno. Però c'ho un'ansia pazzesca, ragazzi. Va bene. Clip di ieri sera della serata romagnola e poi ci vediamo a colazione. Siamo qua. Un balzo al vento con Foxo, magari ne andiamo. Presentano una polca. Eccoci qui con la colazione. Stamattina c'era la tortina al pistacchio e non potevo non prenderla, e poi croissant alla crema che non ho ancora assaggiato questa volta, e il mio solito piattino salato, prosciutto da condividere con Raul, formaggio e fettina di pane di segale, e il mio solito latte e cioccolato, e per la serie Sissi ruba dagli hotel, questi me li metto in borsa per quando esco. Buon appetito! Oggi mangio dentro perché non è apparecchiato di fuori. Ecco qua, siamo arrivati al mio posto preferito e la ruota non c'è più, che spazio vuoto! E intanto qui al Polo Est ci sono dei ragazzi che fanno volley, ci saranno dei tornei. E questo è il porto, il canale, ve l'avevo già fatto vedere. Lì c'è il camera dad con Raul. Che pace, che quiete. I miei 4 chilometri del mattino. Non terminare che indecenze. No, ma secondo me è proprio per il modo che sto pescando. Questa è la situazione spiaggia, vedete che qua hanno tirato su tutto, qui prima c'erano tutti ombrelloni, adesso ci sono giù solo quelli delle persone che sono rimaste. Questo è il mio ombrellone e anche qui davanti c'è il vuoto totale. Questo è il bottino delle mie conchigliette di quest'anno, guardate quanto sono piccole rispetto alla mia unghia.
Bellissime, queste sono quelle che ho scelto. Questa un po' più unica che rara, perché adesso quando ero piccola se ne trovavano un sacco di cornetti. Adesso non se ne trovano più, se riesco a prenderlo. Adesso non se ne trovano più praticamente. Cioè, questo è l'unico cornetto di tutta la spiaggia di Gioia Marina. L'ho trovato io ed è perfetto. Non è rotto. Bello, bellissimo. Anche, oddio, questa molto particolare. Cioè, è trasparente praticamente. Guardate che colore che ha, sembra quasi una patatina, tipo, sembra vetro, bellissima. Questa l'ho trovata stamattina. Mi piacerebbe farci qualcosa con queste conchiglie, tipo, boh, qualcosa di creativo, non lo so, metterle tutte in un vaso, boh, vedremo. Eccoci qui, siamo arrivati all'ultimo pranzo. Io ho preso la pasta alla gricia e poi vi voglio far vedere che cosa hanno preso i miei. Guardate qua, tagliatelle fatte in casa al ragù. E voi mi direte: sì, ma sei pazza? La cura del ragù. Non vi preoccupate, non sono impazzita. Io me le faccio fare stasera, le tagliatelle, per finire in bellezza. Buon appetito e buon ultimo pranzo a me. Oggi con tutto il pranzo siamo a Roma perché è arrivato il secondo e ci sono saltimbocca alla romana per tutti e poi ovviamente il purè che è sempre così fatto a pallina che sembra gelato ma non è, è purè e poi abbiamo dei pomodori ripieni. Buon appetito! Comunque il sorbetto era buono, di dessert, mi sono dimenticata di farvelo vedere, ve lo faccio vedere vuoto. Eccomi qua, sono tornata dal pranzo e avete visto stamattina che abbiamo fatto anche l'aperitivo in spiaggia, cioè bellissimo, ultimo giorno e praticamente il bagnino ha fatto tipo una specie di festicciola di aperitivo con tutti, no? C'era da mangiare, da bere, quindi cioè, ho mangiato una tartina prima di pranzo, ma cioè veramente bellissimo. Io cioè, voglio spendere un minuto, ma proprio uno, per comunque ringraziare tutti qua, l'albergo, il bagnino, i miei amici di qua che mi portano in giro, cioè veramente l'accoglienza qui, l'accoglienza romagnola, non dico che non abbia paragoni, perché comunque in Italia, comunque come turismo, come appunto catena turistica, come accoglienza, l'italiano è eccellente nel mondo, no? Come accoglienza, però cioè, si sta veramente molto molto bene. Poi ovviamente le mele marce le trovi da tutte le parti, però io devo dire che mi sono sempre trovata bene. L'hotel a conduzione familiare, la spiaggia a conduzione familiare, quindi ti senti, ti fanno sentire proprio in famiglia, ti accomodano con ogni richiesta possibile e immaginabile, cioè ti vengono molto incontro, cioè anche tutto il lavoro che fanno i bagnini. Il servizio spiaggia, cioè loro arrivano alle 5 a preparare la spiaggia, non c'è un moccino di sigaretta per terra, cioè tutto sempre pulito, tutto ordinato, cioè veramente sono bravissimi, bravissimi tutti. Allora, bando alle ciance, prima di fare un pochino di siesta, che oggi mi sa che non la farò neanche la siesta perché scendo giù in spiaggia a prendere fino all'ultimo minuto di sole, che tra l'altro mi sono abbronzata di più che a luglio, ragazzi. Mi è venuto un pochino di eritema, non so se lo vedete qui così sulle braccia, ma sono in questo punto, è qui e qui. Non so se magari è stato anche un po' il deodorante o che cosa. Fatto sta che ho un pochino di eritema qui e un pochino di eritema qui. Ma non fa niente, il sole non scotta, veramente sto prendendo un bellissimo colore, mi sto abbronzando di più che a luglio. E vi faccio vedere le cosine che ho comprato ieri al mercato, perché ieri sono andata al mercato, ieri mattina c'era un pochino di brutto tempo, ma non fa niente perché io dovevo andare al mercato, quindi anzi meglio così che non mi ha intaccato, non mi ha portato via sole dalla spiaggia, c'era un pochino di brutto tempo. E quindi sono andata al mercato a far shopping e ho preso delle cosine molto carine. Mi è piaciuto tantissimo venire qua a fare il mercato a ottobre, sì, a ottobre, io sono già avanti, raga, a settembre inoltrato, perché c'erano appunto
cose sui banchetti c'erano cose già anche autunnali e quindi io non l'avevo mai visto in questa versione il mercato qua a Egea Marina e mi è piaciuto veramente tanto perché c'erano un sacco di belle cose e i prezzi erano veramente ottimi, ottimi, ottimi e quindi ho comprato un po' di cose e ho comprato anche due anellini sempre tipo fedine dell'ansia di Marlou. Ok, che queste ve le faccio vedere dopo perché ve le faccio vedere direttamente da vicino che cambiamo l'inquadratura. Parlando delle cose che ho preso al mercato, le ho già preparate tutte qua. Ti pareva che io non dovevo comprarmi un pigiama? Mi sono presa un pigiama lungo, ma è bellissimo, ragazzi. Allora, questa è una L, io ho preso una L, ok. Perché per stare comoda, ovviamente, non è che dobbiamo stare dentro nel pigiama tutti tirati, no? Cioè, guardate che bello! Cioè, questo è proprio il pigiamino classico, è veramente di una morbidezza totale, cioè, è proprio molto carino. E appunto, io lo stavo cercando così, l'ho preso di questo rosa perché c'era nero e c'era grigio e rosa, ovviamente. Così, io l'ho voluto prendere di questo rosa, molto carino. E io non so se voi lo vedete il reality, quello al passo con le Kardashian, Keeping Up with the Kardashian. Io lo vedo dagli inizi praticamente. E c'è Khloe Kardashian che ha sempre questi pigiamini, cioè l'hanno inquadrata più volte che aveva su questi pigiamini fatti così, che si vedeva che il tessuto era molto morbido, avevano questo taglio, eccetera. Quindi da quando gliel'ho visto ho detto lo voglio pure io. Probabilmente il suo sarà di Skims. E costerà anche uno sproposito. Invece questo l'ho pagato 15 euro, che non è male perché per esempio da Tezenis i pigiami costano sui 20 euro. Quindi io questo l'ho pagato 15 euro. Questi sono i pantaloni, ok, normalissimi. E vi faccio vedere il dettaglio sulla caviglia che ha questo bordino nero come sulle maniche della giacchina, del giacchino. Ai bottoni, ovviamente, ve l'ho fatto vedere prima. Ai bottoni e il taschino. I bottoni, ovviamente, non è che tutte le volte state lì a sbottonarvi e riabbottonarvi. Magari cioè di sicuro ci passa anche la testa così e ve lo infilate. Cioè, no, io farò così. Poi, altra cosa che mi sono comprata sempre per la mezza stagione o comunque anche per l'inverno, perché io dipende poi cosa fate, se andate magari a un ristorante, così io sono sempre abbastanza calorosa. Ok, mi sono presa questa bella maglia, ok, bianca. Questa è un 50% viscosa. Anche questo è molto molto morbido. È un pochino spiegazzato perché era nel. Io adesso li ho messi tutti sugli omini per farveli vedere bene. Ok, era dentro nella borsina di plastica, si è un po' spiegazzata. Ovviamente, però è veramente molto 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 carina. Io adesso ve la faccio vedere così. È un po' over. Questa ve immaginatevela con dei leggings o dei jeans. Sotto ci mettete una canottierina, ovviamente, o un bel tipo un body lingerie, ok? L'ho presa bianca, c'era anche di altri diversi colori. Io l'ho presa bianca per la questione del bambino, che Raul è tutto bianco, lascia i peli bianchi, quindi sto cercando di prendere anche cose un pochino più chiare. Io sono sempre bene o male vestita di nero, però appunto sono sempre anche piena di peli e si vedono. E niente, quindi ho preso questa bella maglia over di 50% viscosa e poi il resto sono materiali misti. Ok, veramente molto 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 morbida, me la sono provata, mi sta anche molto bene. Ok, da mettere appunto adesso quando inizia a fare un pochino freschino, ma anche magari questo inverno se dovete stare al chiuso o comunque se sopra siete, se vi vestite a strati, che sopra avete un bel cappotto, ci sta. Ok, bella, bellissima. Questa è una taglia unica, eh. Questa taglia, cioè sembra grande perché comunque veste abbastanza largo, però è una taglia unica. Questa appunto veniva 12 euro, ma me l'hanno lasciata 10. Ottimo. Poi, il pezzo forte di questo shopping, mi sono presa questa tuta. Perché sì, non piace il verde, no? Sì, non piace il verde militare, il verde salvia. Ok, ho preso questa tuta bellissima, anche lei taglia unica, anche lei veste un pochino appunto largo, vedete, bella lunga, non è crop.
Poi, ovviamente, se mi seguite, che fate l'iscrizione al canale, tutte queste cose me le vedrete indossate prima o poi, come mi avete visto indossato oggi il pigiamino. Qua ho messo nella stampella appunto dell'appendino, ho messo il pantalone, adesso ve lo faccio vedere. Queste cose si possono mettere o combinate insieme o ovviamente c'è la felpa magari con dei jeans o dei leggings e i pantaloni con sopra un'altra cosa, un maglioncino. I pantaloni sono veramente carini, il tessuto è tuta e dentro è leggero, ok? È una tuta leggera, va bene per... io pantaloni così me li metto anche d'inverno, io anche d'inverno sono in giro con i leggings, perché sulle gambe non ho mai tanto freddo, più che altro io devo tenere coperta la pancia, ok? Perché se prendo freddo sulla pancia è la fine. E quindi vi faccio vedere appunto il dettaglio del pantalone, ha le tasche e ha un pochino di... va giù dritto e ha un pochino di risvoltino alla caviglia. Appunto questi li potete mettere insieme oppure li potete mettere separati, cioè le combinazioni di look sono infinite. Anche questa è molto bella, al cappuccio, al suo cappuccio, è lunga, è leggermente più lunga dietro che davanti, vedete che ha questo taglio a V, ha anche qua sotto si può anche un pochino stringere, e ha queste cordine, la cerniera è ben fatta, ha le tasche, ha i taschini, qui, ok, veramente molto molto carina, una felpa, oddio, appunto una felpa della mezza stagione, dentro vedete che non è di pile, è proprio felpina leggera, molto molto carina, questa anche questa c'era in vari colori, mi piaceva molto anche grigiona, guardate che bella che è, mi piaceva molto anche grigiona, però vi dico, molto 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 carina. Vi dico, su un banchetto veniva 28 euro, ok? Su un altro banchetto me l'hanno lasciata 25, ed è ottimo, 25 euro per un completo tuta ci sta benissimo. E appunto, per fortuna che c'era questo verdone, perché il grigione non c'era. Adesso scarto gli anelli e ve li faccio vedere, cambiamo inquadratura e ve li faccio vedere. E poi scendiamo subito in spiaggia a goderci gli ultimi momenti di mare. Ok, eccole qui le due fedine. Come vi dicevo prima, il marchio è Marlou. Intanto c'è Raul. Raul, spostati, che girava qui dal letto. Eccole qui. Allora, Marlou fa gioielli in acciaio. Ok, e queste sono appunto queste fedine qua che io metto per bloccare gli altri anelli. E questa è acciaio dorato, appunto, e ha questa pietrina che è uno zirconcino lilla. Adesso se riesce ad andare a fuoco bene, è sfaccettata e sotto la luce brilla, brilla molto, devo dirvi la verità. E poi ha anche questa chiusura così che si può allargare e stringere. Ve la faccio vedere indossata. Questa è molto 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 carina, potete appunto indossarla così da sola oppure usarla per bloccare gli altri anelli o combinarla appunto con altri anelli. Questo è appunto questo zirconcino vira sul lilla e mi ha attirato molto. E poi c'è questo che è acciaio argentato con la fedina che ha appunto questa lavorazione e questo zirconcino sfaccettato blu, appunto, anche questo vedete com'è sotto che si può stringere e si può allargare, e vi faccio vedere anche questa combinata con quell'altra. Ok, guardate che carini che sono anche insieme, molto 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 carini. Queste sono le fedine dell'ansia, io le chiamo, guardate che bello, qua riesco a inquadrarle bene. Le fedine dell'ansia io le uso per bloccare gli altri anelli, per non farli scappare. E Marlou è un ottimo marchio, secondo me, a me piace molto. Io mi affido molto a loro per regali per le amiche, oppure ho anche una mia amica mi ha fatto un regalo che è questo.
La mia amica Vale mi ha regalato questo braccialettino e ce l'ho da un sacco di anni. Infatti, ha perso anche un brillantino nell'occhio, ma sembra fatto apposta. Sembra quei cani lì che hanno l'occhio macchiato, ok? E quindi ho varie cose di Marlou e mi piace molto come marchio, veramente. Se dovete fare un regalo, poi queste qui non costano niente, è 8 euro l'una, quindi è veramente, veramente ottimo. Raga, sto morendo di caldo, ma ho dovuto provarlo questo pigiamino perché, cioè, ero lì che morivo dalla voglia. È troppo carino, dai, è troppo carino. Che bello, che bello, non vedo l'ora. Adesso mi è venuta l'eccitamento per l'autunno. Non vedo l'ora di usarlo per andare a letto. È stramorbido, stracarino. Che bello, ve lo consiglio se lo trovate magari nei vostri mercati o da qualche parte, molto molto carino. Raga, comunque io sono irrecuperabile, perché prima abbiamo parlato, abbiamo fatto l'haul di tutto lo shopping che ho fatto e mi sono dimenticata di farvi vedere la cosa più importante. Allora, ho trovato gli orecchini che cercavo in argento, sono andata da Lucia, preziosi, la gioielleria, quella in centro Egea Marina, dove ho preso il mio girocollo, quello che porto tutti i giorni in argento. L'avevo preso a luglio, me lo vedete indossato sempre. E appunto cercavo degli orecchini in argento che avevano una chiusura un po' più facile e che quindi non andasse dentro qui, ok? Che non avesse il buco qui e non andasse qua dentro. E ho trovato questi orecchini qui, ok? Bellissimi, sono tutti in argento, hanno anche un certo peso e un certo prezzo, devo dirvi la verità, però sono veramente molto 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 belli. E sono un po' preoccupata per il fatto che dietro abbiano appunto questa cosa qui e ho paura perché voi sapete che io quando mi metto gli orecchini li tengo su sempre, nel senso non è che sto a mettermeli e a togliermeli tutti i giorni e quindi ho paura che dietro l'orecchio mi punga questo coso e il tipo della gioielleria, il signore della gioielleria mi ha detto che se dovesse succedere che mi fanno male dietro, che mi si irrita la pelle perché io comunque ho la pelle molto delicata, eccetera. Mi ha detto che di prendere con una pinza e cercare di incurvare un pochino questo, insomma, questo pezzo qui. Ok, qua c'è il 9,25. Sì, c'è il 9,25. Comunque il brand di questi orecchini. Adesso non ho la scatolina perché me li ha messi in questa bustina carina. Il brand si chiama 925. 900 scritto in lettere e 25 scritto in numero. Comunque non vi preoccupate perché quando poi torno, che farò il video riepilogo gioielli pazzeschi di quest'estate che ho comprato durante l'estate, facciamo un riepilogo e vi faccio vedere tutti insieme tutti i gioielli che ho preso. Quest'estate, questi sono veramente, veramente molto, molto, molto carini, bellissimi. Il Camera Dad dice che sono un po' da zingarella, però io sono un po' una zingarella, quindi sono in tema. Raulino? 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 Allora, giusto per rimanere in tema di verde, perché oggi abbiamo cominciato col pigiama, abbiamo continuato con la tuta e continuiamo con l'outfit della sera perché a Sissi non piace il verde, no, assolutamente no. Vestitino verde di H&M, anche questo vecchio, preso insieme a quell'altro che vi ho fatto vedere la prima sera, forse sì. E niente, questo è il vestitino, arriva al ginocchio. Ok, eccolo qui. Raga, comunque, cioè, guardate qua, con tutto quello che sto mangiando, ho convinto i miei a non bere sempre l'acqua frizzante. Cioè, io avevo ragione. Cioè, la mia pancia poteva essere molto, molto peggio a questo punto. Cioè, anche nelle altre vacanze, la mia pancia era molto, molto peggio e io ero convinta che era l'acqua frizzante perché veramente mi gonfiava tantissimo. Sicuramente ho preso
qualche chilo, ok? Però togliendo l'acqua frizzante, almeno il gonfiore della pancia un pochino lo teniamo a bada. Dunque, io sono completamente in alto mare, devo ancora cominciare a fare la valigia, cioè sono salita mezz'ora prima dalla spiaggia per fare le cose. Secondo voi ho fatto qualcosa? Assolutamente no! Sono pronta a tornare a casa alla mia realtà quotidiana? Assolutamente no! Io volevo fare anche delle chiacchiere in balcone, perché quest'anno proprio non le abbiamo fatte. Volevo fare delle chiacchiere in balcone al tramonto, ma ho dei vicini di stanza e non vorrei mettermi lì a fare lo show. Quindi, molto brevemente, queste vacanze di quest'anno, e ci metto insieme anche quella di luglio. Allora, sicuramente questa vacanza di questa settimana rispetto a quella di luglio mi sono rilassata molto di più, anche perché i ritmi qua sono diversi, il mood è diverso, la gente è diversa, quindi ho dormito, mi sono rilassata, ho preso tanto sole, quindi sono riuscita anche ad abbronzarmi un po', perché a luglio veramente faceva talmente caldo che non potevo, cioè stavo al sole prima delle 10:30 e dopo le 4:30-5 del pomeriggio, quindi non si poteva fare un granché. Quindi rispetto alla vacanza di luglio mi sono rilassata, però una cosa molto strana di queste vacanze di quest'anno è il fatto che io negli anni scorsi, quando andavo in vacanza comunque, tornavo a casa sempre piena di nuove idee, nuovi progetti, nuovi propositi, che poi non portavo a termine, ovviamente non facevo. Quest'anno sinceramente no, cioè io non riesco a capire se sono talmente stanca, cioè talmente drenata, ok, delle mie energie, che non sono arrivati questi nuovi spunti, questi nuovi progetti, queste nuove idee, oppure se io ho capito di essere una causa persa. Quindi ho detto nel mio inconscio, ho detto sì, lascia perdere con i progetti, le cose, perché tanto non porti a termine un bel niente. Boh, non lo so, però questa è stata una cosa veramente molto strana e che volevo farvi partecipi della cosa. E niente, quindi vabbè, è così. E probabilmente ho capito di essere una causa persa. Comunque è stata un po' anche una realizzazione di me. Io lo so che non vi piace quando dico queste cose e forse non, cioè, non dovrei neanche dirle, però io penso di non essere una persona di successo perché non mi impegno abbastanza, ok? Perché io comunque, cioè, le vedo le altre ragazze che fanno YouTube, ok? Cioè, magari non avranno neanche una proprietà di linguaggio eccellente, che non ho nemmeno io, per carità, non mi voglio, ok? Però molto probabilmente curano un po' più dettagli, ok? Curano di più se stesse, curano di più i dettagli, il modo in cui si pongono. Io invece mando tutto in cacciara, raga, cioè, lo sapete ormai com'è il mio stile, mando tutto in cacciara. E quindi forse, cioè, riflettendo su queste cose, poi uno prende consapevolezza, no? L'importante è saperle le cose, poi che si mettano a posto, che si cerchi di cambiare o di mettere a posto, o che si lasci tutto così al caso, questo poi lo decide la persona stessa, ok? Quindi io lo so di avere tantissimo lavoro da fare su di me, probabilmente, però è questo il momento? Non lo so. Cerco sempre di non forzare molto le cose e niente. Comunque io volevo ringraziarvi prima, dopo pranzo ho ringraziato tutti qua, la struttura, l'hotel, il bagnino, tutti quanti ho ringraziato, ma qua adesso siamo agli sgoccioli del video, ok? C'è la cena. E volevo ringraziarvi per tutto il supporto sempre che mi date. Mi sopportate, come al solito dico che mi sopportate e mi supportate, perché comunque mi fa sempre molto piacere ricevere i vostri messaggi, sono sempre molto positivi. E infatti io non so mai come reagire, perché rimango lì e dico: com'è possibile? Non me lo merito! E niente, quindi vi ringrazio per il vostro supporto, sempre, per essere stati con me anche per questi vlog, anche per questa vacanza,
E senza il vostro supporto probabilmente tutto questo non ci sarebbe, perché avrei già mollato tantissimo tempo fa, quindi veramente io sono qua per voi e niente, siamo un po' tutti sulla stessa barca. Quando mi dite sì, tu con i tuoi video magari nei momenti difficili mi tiri sul morale, mi piace guardarti, mi piace ascoltarti, eccetera, è un po' una cosa a vicenda, ok? Io aspetto sempre i vostri messaggi, anzi, quando non arrivano dico: perché Pinco Pallina non ha ancora commentato? Ho detto qualcosa di sbagliato? Cioè, mi faccio tutte le paranoie e niente, quindi io sono qui al 90% per il vostro supporto. E va bene, adesso vado a cena perché non voglio essere in ritardo per l'ultima cena. E poi dopo stasera mi farò un giro, però torno presto perché devo preparare la valigia. E stasera vado a salutare il mare, vado a salutare il mare da sola, ok? Dobbiamo parlare io e il mare, devo andare a fare un bel discorso col mare stasera. E niente, quindi ci vediamo a cena e è finita anche questa vacanza. Eccoci qua, siamo arrivati all'ultima cena e qua abbiamo gli antipasti e praticamente c'è questa specie di insalata russa, queste polpette che penso siano di carne, l'altra volta erano molto buone, abbiamo un po' di carne, spezzatini, abbiamo questi tortini del mistero verdi che non so che cosa siano, forse sono frittatine ma verdi, non lo so, e delle... non so cosa sono, melanzane gratinate. Intanto abbiamo il camera dad che sta guardando la partita, sta guardando il telefono come i bambini in sala da pranzo e sta guardando l'Inter. Sta gioendo, ha detto, perché sta guardando l'Inter che sta vincendo. Sempre forza Inter, non disiscrivetevi se siete di un'altra squadra. Buon appetito e buon'ultima cena. Allora, finiamo in bellezza l'ultima sera la cura del ragù e mi sono fatta fare appunto le tagliatelle che erano per pranzo, io le ho prese a cena. Tagliatelle fatte in casa al ragù alla bolognese. Buon appetito! Allora, io stasera volevo stare leggera con un crudo e melone, cioè guardate che piatto di crudo e melone che mi è arrivato. Questo crudo ha un aspetto veramente bellissimo. E che sicuro non lo mangerò tutto perché è troppo, però cioè guardate che roba, bellissimo. Io con il dessert chiudo sempre con il mio amato sorbetto, però stasera c'era ancora il profiterol e questo lo dedico alla mia amica Fiorella. Chiudiamo con dolcezza e anche un po' di freschezza.